Ben ritrovati a Diffusion, il salotto di DTV, la TV del digitale terrestre più giovane, fresca e innovativa che c'è. Noi qua parliamo di tanti argomenti e il mercoledì in particolare parliamo di bellezza e andiamo a scoprire i segreti per essere sempre più belle. Andiamo assieme al Palace Beauty & Spa di Imola questa volta a scoprire qual è l'abbronzatura perfetta, come proteggerci e se andiamo a sciare anche come truccarci. Ben ritrovati dal Palace Beauty & Spa di Imola. Come ogni mercoledì diamo appuntamento alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori con la bellezza. Lo facciamo su vari argomenti, su varie tematiche. Abbiamo visto i modi in cui prendersi cura del corpo grazie a particolari massaggi. Oggi andiamo a scoprirne assieme alla nostra Monica, che ciao, ancora una volta ci insegna qualcosa di interessante. Oggi andiamo a scoprire il massaggio californiano. Abbiamo anche una nuova modella, lei è Marianna, come sempre non può parlare, però viene coccolata e quindi io quasi quasi farò cambio, prima o poi metterò una modella a presentare e io mi farò coccolare. Cos'è il massaggio californiano, Monica? Allora, il massaggio californiano è un massaggio dove io vado a stimolare la melanina. Ovviamente in inverno iniziamo a essere un pochino più bianchini. Si tende al grigio topo. Si tende, esatto. Quindi per togliere questo grigio topo andiamo a pigmentare un pochino la pelle. È un massaggio che si inizia dai piedi. È un massaggio, viene chiamato massaggio californiano perché è stato inventato in California, quindi non è che ce lo inventiamo così. E questa crema è una crema bioabbronzante che la usiamo su tutto il corpo, di modo tale, partendo dai piedi, lavorando anche su tutta la gamba, di modo tale che andiamo a stimolare la melanina, quindi a preparare la melanina per poi essere messi sotto lampada. Quindi va a stimolare la melanina di modo tale che prendiamo anche una abbronzatura molto molto più uniforme. È un massaggio che si fa su tutto il corpo, quindi anche ovviamente sul viso, il viso non è a parte, e finito il massaggio la cliente va sotto lampada. Questo tipo di massaggio con un bioabbronzante lo possiamo fare anche a casa? Possiamo assolutamente usarlo? Sì. Si usa il bioabbronzante, si può usare anche 2-3 ore prima, quindi io me lo posso mettere sul corpo 2-3 ore prima, dopodiché posso andare a fare la lampada tranquillamente. E più si tiene lì e più fa effetto. Perfetto. Quel rischio dei vecchi autoabbronzanti, diciamo, di quel giallo paglierino, sì, poco convincente, poco credibile rispetto a un'abbronzatura, in questo caso viene scongiurato grazie alla lampada o proprio questo prodotto non ha questo effetto? No, no, questo prodotto appunto non ha effetto, quindi non veniamo fuori che siamo, diciamo, maculate, che abbiamo macchie gialle, non fa neanche quel colorito giallognolo, quindi dà proprio un'abbronzatura molto molto uniforme. E ripeto, non macchia la pelle, cosa che invece l'autoabbronzante, se non viene dato benissimo, tende a macchiare la pelle, soprattutto su delle pelli magari grasse. E allora, visto che stiamo parlando di abbronzatura e visto che non stiamo partendo per le Maldive, nostro malgrado, ma forse qualcuna delle nostre telespettatrici o dei nostri telespettatori potrebbe decidere di andare a farsi una settimana bianca. Anche in questo caso noi di solito non ci pensiamo, no? Andiamo a sciare, è inverno, sì, chissà, c'è un po' di sole, poi si torna tutti a casa paonazzi col naso spellato, ma bisogna proteggere la pelle anche dai raggi solari e forse anche e soprattutto in montagna, perché la rifrazione della luce sulla neve amplifica il potere dei raggi ultravioletti. Quindi come ci dobbiamo proteggere, come dobbiamo preparare anche la pelle quando andiamo in montagna? Allora, innanzitutto usare sempre uno schermo protettivo alto, soprattutto nel viso, perché il viso ovviamente abbiamo sempre una pelle molto delicata, poi in più la differenza di temperatura, quindi il freddo, va a fare una strizione della pelle e per cui siamo più soggetti a screpolature, rossori e quant'altro. Quindi la cosa ideale è protezione 50 sul viso. 50. E non ci dimentichiamo le labbra, perché anche le labbra devono avere un effetto protettivo almeno 50. Quindi anche lo stick
sulle labbra. Esistono degli stick solari che si danno sia sul viso che sulle labbra. Perfetto. E intanto lì abbiamo una protezione totale. Questo se siamo sulla neve. Se invece siamo in montagna ma non andiamo sulla neve, sempre comunque 50, perché comunque gli sbalzi di temperatura ci sono. Per cui in ogni caso non è solo il sole che brucia, è anche proprio la luce. E quindi in ogni caso bisogna usare un 50. Per prepararsi può essere indicata, magari per preparare la pelle, per non arrivare bianchi come delle mozzarelle, una lampada, magari un paio di lampade prima? Assolutamente sì, magari la settimana prima o addirittura 2 settimane prima si può fare un ciclo di 2-3 lampade, così intanto la pelle non è bianca, ma insomma inizia a avere quel dorato. La melanina già si sveglia. La melanina, esatto, si sveglia, e in quel caso comunque protezione 50. Sempre. Anche sotto la lampada? Anche sotto la lampada. Ma ci si abbronza con la protezione? Assolutamente 50? Sì. Però rischiamo, se non mettiamo il 50 sotto lampada, di trovarci poi con la pelle più disidratata. E la pelle più disidratata si sa che va a finire, che si trasforma in una ruga. Quindi, onde evitare ciò, facciamo questa bella cosa. 50 viso sotto lampada. Per proteggere appunto la pelle e fare in modo che questa melanina che noi andiamo a stimolare poi non si trasformi in qualcosa di così così. E se ce lo dice Monica, noi ci fidiamo, e quindi da oggi in montagna sempre protezione 50. E adesso andiamo a vedere come prepararci effettivamente a questa settimana bianca proprio con una lampada. E siamo quasi pronti per andare in montagna. L'ultimo step per prepararci ce lo spiega Monica. Allora, prima di andare sotto la lampada possiamo mettere 2 cose, o l'attivatore e poi dopo la protezione solare. Allora, la protezione solare, diciamo che possiamo usare un 50, come ho detto prima, sul viso, così andiamo a proteggere per bene il viso, mentre l'attivatore lo mettiamo su tutto il corpo. E lo mettiamo. Che cos'è un attivatore? L'attivatore intanto va ad accelerare il processo di melanina, in più va a lavorare contro i radicali liberi, quindi va a lavorare sull'invecchiamento cutaneo, quindi per proteggere ancora di più. E di solito gli attivatori, tipo questo, contiene vitamina E, molto ricco di vitamina E, e quindi va proprio a lavorare, come dicevo prima, contro i radicali liberi, per cui contro l'invecchiamento cutaneo. Anche il carotene contiene. Ecco, perché il carotene molto, esatto, il carotene va sempre a lavorare e a sprigionare molta più melanina. Quindi in ogni caso io quando vado sotto, soprattutto se me lo do anche 1-2 ore prima di fare la lampada, la pelle assorbe ancora di più, quindi l'effetto abbronzatura è 100 volte migliore. E allora adesso vediamo come si sparge magari in maniera corretta un attivatore. Non è come un autobronzante, quindi non macchia. Non macchia. Per cui è fatto a crema, però esiste anche in gel. Questo è in crema, ma esiste anche in gel. Lo si dà su tutto il corpo, proprio stendendolo fino ad assorbimento totale. Di solito gli attivatori non sono unti, quindi si assorbono molto molto velocemente senza stare a massaggiare. Quindi lo si dà su tutto il corpo, e sul viso diamo protezione 50 su tutto il viso. Occhialini, ovviamente, per proteggere gli occhi. Li abbiamo? Sì, sono qua. Adesivi. Sono occhialini adesivi, sì, anche per un discorso di igiene, perché questi vengono applicati e poi buttati via. Quindi ogni paziente fatti a collo. Ma pensa, io penso che me li sarei spiaccicati tipo scotch. Perfetto. Dopodiché accendiamo la lampada e l'abbronzatura è fatta. E la nostra Marianna è pronta per andare in montagna. Facciamo vedere anche come, sì, come funziona. Quanto si sta qua sotto? Allora, di solito si sta massimo 18 minuti.
Poi esiste ovviamente la lampada ad alta e a bassa pressione. Quindi ad alta, chi non è abituato o fa le prime lampade, è meglio che stia sulla bassa pressione, ok? Poi dopo, magari le ultime sedute, se vuole fare anche l'alta, va benissimo. Si accende da qua e chiudiamo. Allora, abbiamo preparato la pelle per l'abbronzatura in montagna, ma oggi parliamo anche di trucco. Come ogni puntata lo facciamo assieme a Isabel, la nostra amica Isabel, la nostra truccatrice preferita. Ciao. Sempre insieme a Marianna. Ciao Isabel, ben ritrovata. E parliamo di un trucco particolare, vero? Un trucco esatto. Che ci aiuta a proteggere la nostra pelle. Esatto, è arrivata la stagione fredda e quindi dobbiamo proteggere la pelle dagli sbalzi di temperatura, dal freddo, il caldo. Freddo, caldo, andiamo nei centri commerciali dove è caldo, usciamo e già freddo, quindi siamo più propensi ad avere arrossamenti, soprattutto nella zona del naso e delle guance. Il famoso effetto Heidi, che non c'entra con il cartone animato, ma esatto. Gli sbalzi di temperatura. Quindi vogliamo andare a proteggere, a creare una sorta di canottiera della salute, diciamo. La maglietta è la salute della pelle. Quindi cosa c'è di meglio del make-up? Pronti. Sfattiamo la cosa che il fondotinta o comunque il trucco in genere va a rovinare la pelle o appesantisce, perché non è più così. Adesso ci sono molti fondotinta, per esempio, che sono molto leggeri, quindi non vanno ad appesantire. E fanno respirare la pelle e comunque proteggono dal freddo. Infatti hanno spesso filtri solari. Hanno sono filtri idratanti. Solari, sono molto idratanti, all'interno hanno cere che aiutano a idratare, pigmenti, non hanno coloranti, hanno pigmenti, quindi non vanno a rovinarci la cute. Quindi è meglio darselo il fondotinta. Quindi esatto, soprattutto d'inverno. Noi partiamo però prima da una crema, quindi andiamo sempre a tenere idratata la pelle. Io userò questo idratante sempre della nostra marca, della Revebel, Arte Cura, e lo andiamo ad applicare in tutto il viso, in modo che chi ha la pelle molto secca durante la giornata rimanga sempre idratata. Quindi io lo vado ad applicare col pennello, poi che meraviglia. Sappiamo che a casa usiamo le nostre mani pulite, mi raccomando. Possibilmente, se avete appena cambiato una gomma della macchina, non passatevi la crema idratante a mano nuda. Magari datevi una sciacquatina prima. Esatto. Anche perché, se volete, potete provare questo strano effetto Cirocchi, no? Con le dita nere impresse sulle guance. Esatto. Quindi andiamo a idratare tutta la pelle per bene. Ma diciamo che questo è comunque un trucco da giorno, quindi potete farlo tranquillamente tutte le mattine prima di andare al lavoro, se non lavorate prima di uscire per andare a fare la spesa o le commissioni che dovete fare, prima di andare a scuola, all'università, insomma di giorno. Poi è chiaro, se lo volete usare anche di sera va bene, ma in ogni caso questo è un trucco leggero. Sì, anche per chi va appunto in montagna, che comunque lì è molto freddo, questo trucco va benissimo. Perfetto. Secondo step è il fondotinta. Andremo a usare un fondotinta, quindi togliamo i fondotinta leggeri che usavamo d'estate, quelli, sì. Quindi quelli a base di acqua. Prendiamo fondotinta un po' più corposi, quindi un po' che stanno più fermi nella pelle, e andiamo a togliere quelli polverosi. Perfetto. Perché la pelle è molto grassa anche d'inverno, allora va bene, però perché la pelle è secca, quelli polverosi togliamoli proprio. Sì. Quindi userò questo fondotinta. È un fondotinta qui. Compatto. È compatto, quindi anche possiamo metterlo anche in borsa. Userò la spugnetta che c'è di solito sempre all'interno, quindi molto pratica. E andiamo
ad applicare in tutto il viso, ovviamente dopo che la crema si è assorbita bene, e partiamo dalla fronte. Io parto sempre dall'alto, faccio la mia prima metà, diciamo, la destra, e poi faccio... Non è però così coprente da dire effetto maschera, eh? No, 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 no. Non vogliamo mascherarci, no? No, esatto. Non è carnevale, quindi vogliamo appunto proteggere. Anche questo fondotinta comunque ha la protezione solare, quindi magari se c'è il sole in montagna, tipo mentre si scia c'è il sole, quindi ci andiamo anche a proteggere dai raggi UV. Tutto bene, Marianna? Sì, benissimo. Poi è anche vero che quando andiamo a sciare non ci trucchiamo così tanto, anche in realtà. Quando andiamo a sciare, se facciamo come la presentatrice, facciamo la valanga rosa, e se ci mettiamo il mascara poi facciamo la valanga rosa effetto panda. Quindi magari basta anche solo tipo una crema con un buon fattore di protezione, e poi magari andiamo a truccare giusto un po' gli occhi se proprio vogliamo essere a posto anche in quella poi situazione. Poi ci sono quelle donne che non riescono a stare struccate, hanno bisogno proprio di qualcosa che le fa sentire più protette, più a loro agio. Esatto. Poi andiamo a dare la cipria, pochissima. Dov'è? Abbiamo perso la cipria? No, eccola lì. È qui, questa è un po' troppo bianca. Poi la nostra Marianna ha una carnagione spettacolare, così un pochino olivastra, proprio bella bella. E quindi è la prima volta che vediamo un trucco per una carnagione olivastra. Sì. Andiamo a dare giusto nella zona T. La zona T è fronte e naso, lo so anch'io. Quindi un po' nella fronte. Sto imparando, Isabel. Sì. Ah, tra l'altro, certo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che ti possono scrivere, ti possono chiedere consigli sulla tua pagina Facebook, che esatto. È Isabel con la doppia L Makeup, oppure scriverti l'email a Isabel, sempre doppia L Makeup, @gmail.com. Sì, perché io rispondo sempre. A tutti. Quindi. Ok, dopo la cipria. Mandate magari una foto così. Ma anche, volentieri. Gli occhi. Allora andiamo a usare più che altro prodotti waterproof, sarebbe meglio d'inverno. Waterproof vuol dire che resistono all'acqua. Esatto, poiché comunque col freddo tendiamo a lacrimare molto spesso, quindi comunque il trucco potrebbe sbavarsi. Io direi anche solo una matita waterproof, mascara, siamo a posto, non c'è bisogno di prendere tutto. E passa la paura. Esatto, io adesso darò anche un po' di... Anche perché un ombretto super matita. Sfumato, viola e rosa e marrone, quando scii, come dire, uno dice sei molto elegante, però anche un pelo meno, cerchiamo di essere adeguate alla situazione in cui ci troviamo. Quindi semplicità di giorno, di sera poi ci sbizzarriamo. Certo. Senti qua la nostra Isabel che dice certo, chissà come cosa fa lei la sera. Un giorno la vorremmo vedere truccata la sera, Bene, bene. Molti brillantini di sera, di solito. Perché ha una vita sociale, non come la povera giornalista che passa l'aspirapolvere tra le 9 e le 10. Beh, anche lì. Puoi metterti i tuoi brillantini. Ah, sicuramente. Ci sono i gattini di polvere che poi mettono sulla musica. Ci ho detto, in 2 minuti più o meno avremo finito. Quindi è anche una cosa molto, molto, molto veloce. Un po' di sfumiamo un pochino la matita col pennellino. Sì, è una matita morbida. È marrone o nera? È marrone. Marrone. Proprio molto il marrone delicato. È un colore da giorno. Io una volta lessi che Madonna usava solo la matita marrone, il mascara marrone, perché aveva gli occhi verdi, e il suo make-up artist diceva che con gli occhi chiari il marrone da giorno è praticamente super indicato. Da quella volta ho provato anch'io, ho cantato anche Like a Virgin sotto la doccia, ma nessuno mi ha dato credito, a parte questi boom. No, anch'io prediligo... Cantare Like a Virgin sotto la doccia? No, truccarmi col marrone. Ci manca ancora 1 minuto per vedere il nostro trucco completato. Mascara. Ecco, quindi abbiamo dato un po'
metti poi mascara waterproof e burro cacao, o come si dice, protettivo per le labbra. Quindi guarda la punta del tuo naso, così non vogliamo... Quando lo dicono a me, io faccio sempre la strabica, no? Delle evidenti difficoltà. Dopo ricordiamoci di struccarci bene la sera, poiché i prodotti waterproof fanno più fatica. Adatti. Quindi struccanti, magari quelli bifasici. Sì. Quelli che hanno una parte oleosa e l'altra no, che vanno proprio a penetrare e a togliere il make up. Che bella! Ultima cosa, le labbra, quindi mantenerle protette. Quindi ci sono vari protettivi per le labbra, tipo ad esempio come questi, che sono molto pastosi e hanno all'interno il protettivo contro i raggi solari. Oddio, scusa. Tieni la bocca chiusa. Perfetto, quindi questi sono indicati per appunto la montagna. È ovvio che andare in giro per i centri, per le città, no, a me non, meglio di no secondo me, io preferirei più un rossetto molto idratante. Li abbiamo quei rossetti molto pastosi, molto idratanti, ecco, allora andiamo a dare questi idratanti qui. Se siamo in città, questi qui per la montagna sono super. Perfetto. Okay. E allora, grazie Isabel anche per averci dato la lezione di oggi. Grazie alla nostra Marianna, che è bellissima ed è pronta ad andare a sciare. Sei pronta per andare a sciare? Hai un moon boot in macchina? Andiamo anche noi, dai. Anche noi. E allora noi ci vediamo la prossima settimana. Io e Isabel andiamo a sciare. Non è vero, ma ciao. Magari, ciao. E allora grazie per essere stati con me, vi ricordo l'appuntamento di domani. Come ogni giovedì andiamo alla scoperta del mondo dei nostri amici animali. La puntata di domani è dedicata agli uccellini, non perdetela, ciao!